libertà dell'informazione e il pluralismo come un residuo assistenzialista e l'abbiamo ancora sentito tra oggi e ieri, ricordo che a pochi passi da noi, nel Mediterraneo, la repressione della libertà di stampa mette nelle carceri i giornalisti e questo non ce lo dimentichiamo mai. È doveroso rimuovere gli errori e le degenerazioni, ma non ci si nasconda dietro queste storture, dietro questi errori, dietro queste degenerazioni per cancellare quelli che sono e rimangono diritti fondamentali. Perché, guardate, alla fine di questa strada non c'è il mercato, come qualcuno può sperare, ma c'è soltanto la fine del pensiero critico e libero e noi questo non ce lo potremo mai permettere. Grazie. La ringrazio. È iscritta a parlare l'onorevole Palmieri, ne ha facoltà. Grazie Presidente, io comincio subito esprimendo il voto contrario di Forza Italia a questo provvedimento, un provvedimento che contiene sicuramente alcune novità positive, ma nel quale gli elementi negativi, a nostro giudizio, hanno la prevalenza netta. E il primo elemento, che è un elemento di fondo, che è una costante che già alcuni colleghi dell'opposizione hanno sottolineato nei loro interventi, ed è che ancora una volta si procede con una delega al governo, cioè procede quel metodo del neocentralismo democratico che accentra tutto al governo, per meglio dire a Palazzo Chigi, con deleghe che normalmente, anche in questo caso, nonostante gli sforzi di cui do atto al relatore Rampi, all'intera Commissione Cultura, nonostante gli sforzi però fatti da loro, le deleghe rimangono tante e non indistinte e non specificate nei loro contenuti. Questo è il motivo per il quale noi, il motivo primo di natura politica per il quale noi votiamo in modo opposto a quello della maggioranza su questo provvedimento, su questa norma che contraddice del secondo punto quanto approvato da questa stessa maggioranza, da questo stesso governo nella legge di stabilità, per cui si fa un passo indietro, i 50 milioni che erano previsti per le TV locali private sono annegati in questo nuovo fondo di 100 milioni che però deve provvedere a molte più incombenze e al tempo stesso nuovamente in un modo indefinito. Allo stesso modo l'eccedenza derivante dal recupero dell'evasione sul canone prevista in modo molto ottimistico in una quota di 0,5 miliardo in totale, questa eccedenza che deve essere destinata in origine alla riduzione del canone per le persone meno abbienti, nuovamente viene anch'essa assorbita in questo fondo. Insomma, è un cambiamento di rotta rispetto a quanto approvato poco più di 2 mesi fa dallo stesso governo, dalla stessa maggioranza, che non ci può trovare d'accordo. Altro punto, la tassa occulta dello 0,1%, che qui viene, diciamo così, chiamata in modo elegante, tra molte virgolette, come contributo di solidarietà, ma di fatto si tratta di una tassa dello 0,1% che va a colpire le agenzie, le concessionarie di pubblicità. Anche questo, come già detto ieri, lo troviamo una norma sbagliata, perché in un tempo come questo, nel quale la comunicazione pubblicitaria comunque deve essere incentivata, perché il primo segnale vero che la crisi è finita, quando le imprese riprendono a investire in comunicazione e in pubblicità, non è così. Il settore continua a attraversare una forte crisi e andare a penalizzare ulteriormente con questa tassa occulta non ci sembra una cosa auspicabile, non ci sembra una cosa giusta, non ci sembra una cosa funzionale a rimettere in moto il Paese. Per questo motivo, inoltre, in questo provvedimento non si capisce, noi avevamo presentato un emendamento a riguardo che è stato respinto, non si capisce se pagano tutte le concessionarie pubblicità, comprese quelle che hanno sede all'estero. Quindi, nuovamente, anche sotto questo aspetto, il testo del governo e della maggioranza è e si conferma essere nebuloso. Da ultimo, il tema dell'ordine dei giornalisti.
L'unico riforma chiara dentro la delega è la riduzione del numero dei componenti del Consiglio a 32. Allora, è stato palesato la difficoltà sotto questo punto di vista, che questo numero così esiguo non riuscirebbe a garantire un'adeguata rappresentanza di tutte le delegazioni regionali dell'ordine. Allora, noi segnaliamo quest'altro punto di criticità e nuovamente, torniamo al punto iniziale, anche in questo caso la delega non si capisce in che direzione vada. Quindi per questa serie di motivi io confermo il nostro voto contrario e voglio però chiudere dando testimonianza al collega Lainati del lavoro che ha fatto in queste settimane, in questi mesi in commissione su questo provvedimento, perché se lo merita e perché è giusto farlo, e al tempo stesso rammaricandomi del fatto che appunto il suo lavoro non abbia potuto trovare una piena accoglienza da parte della maggioranza. Quindi confermo il voto contrario di Forza Italia e confermiamo la nostra opposizione a questo provvedimento. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Brescia, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ah, eccoci. Con questo provvedimento dite di voler tutelare il pluralismo, l'indipendenza e l'autonomia dell'informazione. A me sinceramente questa cosa fa un po' ridere, considerando che voi siete gli stessi che hanno lottizzato la RAI, come forse neanche Berlusconi era riuscito a fare, e che appena un giornalista alza un attimino la cresta lo aggredite come forse si faceva solo nel ventennio, quando appunto sono stati istituiti questi finanziamenti all'editoria. Nascono proprio lì e non nascono a caso in quel periodo, nascono in quel periodo perché l'intento di questi finanziamenti è quello di controllare la stampa, non certo di renderla libera. Io capisco che tra di voi ci sia anche chi creda davvero che istituendo questo fondo